Ameria Radio presenta L'Opera. Gli Ugonotti è un'opera lirica di Giacomo Meyerbeer. Frutto di 5 anni di lavoro, è la sua opera più lunga e la sua opera più ambiziosa. La prima assoluta avvenne con successo all'Opéra National de Paris il 29 febbraio del 1836 con Marie Corneille Falcon, Adolphe Noiry, Nicolas Lavasseur e Prosper Derivis. La prima italiana fu il 26 dicembre del 1841 al Teatro della Pergola di Firenze con il titolo Gli Anglicani, nella traduzione di Francesco Guidi. L'ambientazione, che si svolge nella notte di San Bartolomeo, narra di un fatto storico estremamente importante per i protestanti e la rese invisa all'intellettualità tedesca. Meyerbeer aveva tentato addirittura di inserire tra i personaggi del dramma Theodore Agrippa d'Aubigné ed Enrico IV re di Francia. Solo l'impossibilità di rappresentarla in quel caso, anche in Germania, lo fece optare per personaggi del tutto romanzeschi. Imponente è la quantità di fonti da cui Meyerbeer attinse. Con l'aiuto di Beauté de Toulmont studiò il Salterio di Marot e presso la Biblioteca Nazionale di Francia la musica strumentale francese del XVI secolo. Utilizzò l'inno ebraico del sabato per il richiamo dell'ascolta, mentre l'inno luterano, Hein Festburg di Martin Lutero, che fa da tema principale dell'introduzione, riaffiora completamente nell'introduzione, nel canto del vecchio ugonotto Marcel, e affidato al coro femminile poco prima della strage con cui l'opera cupamente si conclude. Nella sfavillante ricerca timbrica, Meyerbeer reintrodusse la viola d'amore per accompagnare taluni recitativi. Il primo atto narra che, nonostante i contrasti religiosi sempre più tesi e sanguinosi, il conte di Nevers, cattolico, ha invitato al banchetto presso il proprio castello il nobile Raoul de Nangy, ugonotto, il quale dopo l'iniziale spaesamento si lascia andare ad alcune confidenze con gli altri invitati sulla sua infatuazione per una misteriosa ragazza, di cui non conosce il nome e a cui ha salvato la vita. Raoul viene raggiunto dal servo Marcel, fanatico ugonotto, i cui lamenti scatenano le risate dei presenti, al che Marcel, stizzito, replica con una canzone che rievoca la sconfitta cattolica alla Rochelle. Il siparietto comico viene interrotto da un paggio che convoca il padrone di casa a un colloquio. Nevers riceve con sorpresa la sua promessa sposa, Valentina di Saint-Brie, la quale comunica la rottura del loro fidanzamento. Il colloquio fra Nevers e Valentina viene spiato dagli invitati e Raoul, sgomento, riconosce nella promessa sposa la ragazza sconosciuta di cui si è innamorato. Un altro repentino arrivo interrompe la festa. Un paggio, di nome Urbain, chiede di Raoul e gli mostra un biglietto anonimo in cui gli viene richiesto di presentarsi bendato a un appuntamento sotto la torre del castello. Mentre Raoul, comunque perplesso, obbedisce, gli invitati commentano stupiti l'avvenimento, riconoscendo la mano che ha scritto il biglietto. È la grafia di Marguerite de Valois, sorella del re Carlo. Nel secondo atto, la scena si sposta nel castello di Marguerite. La regina inneggia ai piaceri dell'amore in contrapposizione alle guerre di religione che stanno dilaniando la Francia. Valentina entra e si confida con la regina. È stata lei a consigliarle di rinunciare alle nozze con Nevers per poter sposare Raoul, di cui è innamorata, per favorire anche la pacificazione fra cattolici e ugonotti.
Urban, nel frattempo, avverte le dame dell'arrivo di Raoul, ancora bendato, e la regina congeda tutte per rimanere sola con il cavaliere. Marguerite svela il suo progetto politico e matrimoniale a Raoul, che viene invitato a giurare pace con i conti di Nevers e Saint-Brie, quest'ultimo padre di Valentina. Quando gli viene presentata la sposa, tuttavia Raoul, cadendo nell'equivoco non sapendo della rottura del loro matrimonio, rifiuta le nozze con quella che crede essere l'amante di Nevers, causando le ire dei presenti. Nel terzo atto, a Parigi, sulla riva della Senna, mentre i contrasti tra ugonotti e cattolici fanno sempre più aspri e sono in procinto di esplodere, Marcel consegna il cartello di sfida del suo padrone Raoul al conte di Saint-Brie. Una volta suonato il coprifuoco, arriva Valentine, che spera di poter raggiungere l'amato e avvertirlo di una congiura ai suoi danni. Alcuni sgherri, assoldati dalla sua famiglia, vogliono eliminare Raoul nel mentre si reca al luogo del duello. Valentine rivela tutto prima a Marcel per conquistarsi la sua fiducia, poi direttamente a Raoul appena arriva sul luogo del duello. Raoul apprende solo ora dell'equivoco e dell'amore che Valentina nutre per lui, ma è tardi, perché le nozze tra lei e Nevers si sono già svolte quella mattina stessa. Il duello sta per degenerare in una zuffa fra i congiurati cattolici e i soldati ugonotti, richiamati a gran voce da Marcel, che viene interrotta solo all'arrivo di Marguerite, che intima pace ai contendenti, mentre si avvicina alla barca del corteo nuziale del conte di Nevers. Nel quarto atto, nei suoi appartamenti, Valentine si strugge di dolore e viene raggiunta da Raoul, che è entrato non visto nel palazzo. I due vengono però interrotti dall'arrivo del padre e del marito di Valentina, accompagnati da un manipolo di nobili e frati. Costoro hanno elaborato un piano per passare alle armi ed eliminare tutti gli ugonotti presenti nella capitale per le nozze tra Marguerite e Enrico di Navarra. Solo Nevers, sdegnato, si rifiuta di prendere parte al massacro e viene recluso nel suo stesso palazzo dal suocero. Usciti i congiurati, Valentin scongiura Raoul di salvarsi e non avvertire i suoi confratelli, rivelandogli apertamente i suoi sentimenti. Raoul è commosso, ma il suono della campana, che dà l'inizio alla strage, sprona il giovane a lasciare la donna per salvare gli altri ugonotti. E nell'ultimo atto, Raoul irrompe all'Hotel de Nesle, dove si stanno svolgendo le nozze di Marguerite, e avverte tutti i presenti della strage, invitandoli a prendere le armi per difendersi. Poco più tardi, mentre il massacro è in corso, Raoul è ferito e sorretto da Marcel, quest'ultima a sua volta salvato da Nevers, che per aver aiutato gli ugonotti è stato ucciso dai suoi correligionari, ripara in un cimitero protestante. I due vengono raggiunti da Valentin, che supplica Raoul di abiurare la sua fede e di andare portando una sciarpa bianca, simbolo dei congiurati, agli appartamenti della regina per aver salva la vita. Raoul rifiuta e di fronte alla sua fede incrollabile Valentin vacilla e decide di abbracciare la fede ugonotta. I due amanti, uniti nella religione da Marcel che li benedice, affrontano così la morte, che avviene ad opera di un manipolo di nobili cattolici che, dopo averli minacciati di abiurare, al loro rifiuto gli sparano. Tra questi c'è Saint-Brie, che riconosce la figlia solo quando è troppo tardi. L'arrivo di Marguerite, orripilata, pone fine alla strage. Questa sera ascolteremo di Giacomo Meyerbeer Gli Ugonotti. Dalla voce di Franco Corelli nel ruolo di Raoul de Nagy. Giulietta Simonato nel ruolo di Valentine. Jean Sutherland nel ruolo di Marguerite de Valois. Nicolai Guiarov, Marcel. Giorgio Tozzi, il conte di Saint-Brie. Fiorenza Cossotto, Urbain.
Vladimiro Ganzarolli, il conte di Nevers, e Piero de Palma, Tavannes. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Dirige Gianandrea Gavazzeni. Buon ascolto. Thank you.
mia, ogni pena il vinto via, ne verrà del piacer, e ne verrà del piacer. E scherzi alle follie, si assacra ogni momento, che pungaci il tormento, che torni di pensier. Ma scherzi alle follie, si assacra ogni momento, che pungaci il tormento, che pungaci il tormento, di torni di pensier. No, di torni di pensier. Yeah.
ma davvero al favor e noi lo ridurremo al favor al favor non c'è mai pronti a me avvenza 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 fuga e poi mai
fra Spago e la Bibbia l'avo mio le ducò, quale il Luther egli segue la legge è un rito ferro. Ma fido, vien di coraggio e di bontade, pregio diamante che il ferro serrò. Vien, si servio Marcel, e faticelo poi. E tu, divino Tero, al Raol, al mal, o pier, suona la voce tua, a quei canti infernali, sia ripreso il tuo dono. Dente volte sia dono. Pippa, 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 p
Quella rea, quella rea,
L'inaspettata visita consigliava la regina alla sua damigella. La stessa Valentina in segreto qui venne a supplicarmi di troncare quel nodo cui la stringe soltanto il paterno volere. Da leal cavalier le donai la mia fe, ma dentro il cor sento bollir rabbia e livor. Oh!
mostrarmi. No, no, non posso dei colpi di fortuna. Mordi il foglione. Siete voi, Sir Raul di Nancy? E di tu? A lui vuol dire questo foglio. Il padrone è qua, è qua. Vendia, vendia. Alla fine del dì un regal co fiaurato a prendervi verrò, senza di tormentate vendati gli occhi e cheto condurrervi lasciate, coraggio in voi sarà. Mi accorgo bene di me rider si vuole, caro costar potria, e importa, io s'anderò, tutti leggete. Oh gran Dio, oh sorpresa, quello stemma, quel sigillo, fosse ver la sua man. Dimmi diam, ora Raul. Un amico ben sincero, sempre in me, sempre in me, sempre in me, sempre in me tu troverai. Oh!
Thank you.
Thank you.
ci siam. Traditori, noi giuriam, resta te.
Thank you.
ci sei qui. Vuoi parlare non vuoi? E perché? Devi tirare. Perché parlo d'anch'io? Forse copi e Dio. Fino a sera prostrata al sacro altare.
trasfusa, voi figli amici miei farò ritorno per ricondurla in festa al mio soggiorno. Forse lavar fossio per quest'illustre me dell'iniqua repulsa il vile oltraggio, non obbliarla mai, ma se soffre a miei colpi. Al signor di Sebri il patron diede a me questo messaggio, ed io che oggi, Raul, Raul, quali ede al fin con la regina, tutti insieme la correnda abbandonammo e in Parigi noi siamo. In ciel ringrazio al fin, mi dormi e gli usa ed un cartel mi invia, o ciel che sento mai, ed in questa sera istessa, allor che sgombra pie in questo luogo sarà, qui verrò nel polso della notte qui verrà, a noi lo guida il cielo, un corpo guiderà. Il foglio anniversi ha celato, in sì bel giorno la sorte mai egli non deve schiare nell'armi. E voi me, già per colpire un empio, altri mezzi vi son che il cielo approva. Quali son? Dio lo vuol. Andiam innanzi a lui, noto al fin vi sarà. Thank you.
tenterò. Al suo fianco starò. Sei mor, morirò. Prevenir, 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 prevenir. Oh, 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 oh.
Thank you.
ciel, se in tempo giungerà, all'erto vecchio arnese. Salviam, veniam in tal periglio, Raoul, qui vien, picciù dal sien. Sul campo allora è stessa, va bene. E te del mio coraggio, per dubitare potevi. O trovai di quei tempi i progetti sventor. Sei tu, mio buon Marcel. Sì, or anche l'ho disceso, fuorier della tempesta. Un locio a noi difeso. Vaneggi tu, Marcel. Le leggi regolate, o cavalieri, alla leal di sfida, ed il mio cor affida il vostro amor. Remar, remar, per noi, no, no.
Complice fu d'un infame fra lei. Certe
posso a voi dar la regina, e si son che il patron vuole a nostro signore. Momenti, momenti, egli è qui che una donna ha rivelato a me il complotto fatal. E questa donna, e quella. Mia figlia! Thank you.
presto, altra brava non ho, che presto a voi morir. Chi volete da me? Nulla, solo vedervi prima di morir. Mi sento, vedete,
Al sanguinoso appello
corre dovunque a suscitar tumulto. Ma fino a piena tua prudenza. E quando al fin il sacro agosto bronza per la seconda volta avrà annunziato la vendetta fatal del ciel sdegnato. Si apre di ognun il ferro ad impugnare e ca da lem io sotto il vostro cior quel dio che la sua destra voi stenderà i cieli. Il nostro braccio e la mano guiderà. Oh.
Mai barco
Thank you.
giace del cor. Al pianto e al mio dolore, oh, sangue! Yeah!
presente. Io spero in te sol per unire nostre destre. Sì, io con trasporto accetto il divin ministero. C'è il tuo servo fedel, sia ministro e ministra in tal fine. Regna sol, vita fede.
Ameria Radio ha presentato l'opera.